Ancora un omaggio a Gianluca Ginobile dal comune di Roseto degli Abruzzi, località della provincia di Teramo, dove il cantante è nato l'11 febbraio del 1995 e a cui è molto legato. In occasione dei 15 anni dalla nascita del volo e in vista della partecipazione dell'artista alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, l'amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia per rendere omaggio al cantante rosetano. Nel 2015 è stato insignito del titolo di ambasciatore nel mondo della città di Roseto degli Abruzzi e a Piero Barone ed Ignazio Boschetto, gli altri due membri del trio Il Volo, è stata conferita la cittadinanza onoraria. Con i ragazzi del Volo torneremo al Festival di Sanremo. Sarà una partecipazione molto importante per noi e poi partirà un tour mondiale che ci vedrà appunto impegnati per più di un anno. Ci prepariamo ad essere con te, ad applaudirti nel contesto unico del Festival di Sanremo a 15 anni dalla nascita del Volo. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine. Che la tua voce, carica di passione e talento, possa continuare a risuonare come un inno al nostro splendido angolo di mondo. Auguriamo a Gianluca il massimo successo, consapevoli che il suo trionfo sarà anche il nostro trionfo, il trionfo di Roseto degli Abruzzi, nel cuore di chiunque ascolti. Durante la cerimonia odierna sono state ripercorse le tappe principali della carriera di Gianluca Ginobile e gli importanti successi ottenuti in giro per il mondo. Ora l'artista torna al Festival di Sanremo, dove nel 2015 con Il Volo ha vinto interpretando Grande Amore. Roseto e l'Abruzzo intero, anche in questa occasione, faranno il tifo per lui e per i suoi amici e colleghi Piero e Ignazio. Gianluca, telespettatori di Rete 8 che saranno tra virgolette costretti a cambiare canale per vederti ad ascoltarti a Sanremo, ma vuoi regalare a loro un pensiero prima di partire per Sanremo? Io vi ringrazio per il post, il vostro affetto, grazie, perché non è mai scontato appunto l'affetto. E per me sarà una grande emozione poter tornare al festival e poter portare anche la voce dell'Abruzzo, ecco, quindi è sempre un grande onore. Non bisogna mai dimenticarsi appunto delle radici e dei propri valori. Credo che sia questo il segreto comunque per andare lontano, ecco, quindi non vedo l'ora di tornare al festival con questo nostro nuovo brano, capolavoro. Ci vediamo prestissimo, magari da voi.